Godo ragazzi, Edin Dzeko, vicinissimo all'Inter, diciamolo così, Edin è un ragazzo che io seguo da 12 anni, non sto scherzando ragazzi, dal 2007-2008 quando è arrivato al VfL Wolfsburg, quando ha rivoluzionato la Bundesliga, fino ad oggi ragazzi non mi dimenticherò mai quella stagione, una stagione incredibile, una stagione assurda, dove c'era il record di Uli Hoeneß, di Gerd Müller, che sono leggende nel calcio tedesco che avevano fatto insieme. 53 gol in una stagione. È arrivato Edin Dzeko insieme con Krafić, ne hanno fatto 54, è diventato capocannoniere, hanno distrutto il Bayern Monaco 5-1 e hanno fatto finire questo dominio incredibile del Bayern Monaco e sono diventati campioni in Germania. E da lì io Edin Dzeko l'ho sempre seguito, l'ho sempre stimato ragazzi, un grande attaccante. L'abbiamo visto anche adesso, tutti quelli che dicono Edin Dzeko è vecchio ormai. Avete visto la partita della nazionale contro l'Italia, come ha fatto trascinare tutto il suo paese, tutta la sua squadra? Quello è ancora un grande attaccante, un attaccante completo, ragazzi, davvero. Però parliamo un attimino di un'altra cosa, della Roma. Io capisco al 1000% la rabbia dei miei amici romanisti. Non so, questo Palotta sembra di avere la missione di far distruggere tutta la squadra. È davvero qualcosa di assurdo, ragazzi. Poco tempo fa, pochi mesi fa, diciamo 2 anni fa, la Roma era più forte di noi, ci schiacciavano. Mi ricordo queste partite qui, e adesso sembra davvero un, no, non voglio neanche dire un supermercato, sembra un all you can eat. Non so, tu paghi qualcosa e poi ti puoi prendere tutto. È veramente qualcosa di assurdo, ragazzi. Io non capisco la strategia, l'idea della Roma. Adesso è Chaarabi che va in Cina, probabilmente, Manolas, il cuore della difesa della Roma. Roma, molto vicino al Napoli. De Rossi probabilmente potrebbe giocare, continuare la carriera in un'altra squadra in Serie A. Solo a dirlo mi fa già male. Io che sono un romantico. E poi Totti che ha lasciato la società in maniera clamorosa, veramente con dichiarazioni molto molto pesanti. Non so, ragazzi, la Roma sembra qui un pezzo di ghiaccio che voi mettete al sole e poi vediamo un po', ragazzi, se lo metto al sole fra 5 minuti cosa rimane. Non rimane più tanto. Io ovviamente non lo capisco. Sembra un all you can eat questa Roma. Capisco al 1000% tutta la rabbia dei tifosi romanisti, che questi si stanno autodistruggendo, è veramente qualcosa di clamoroso, ragazzi. Parliamo di questa trattativa. Edin Dzeko, 10 milioni di euro più cartellino di Vergani. Lo so, abbiamo subito un trauma con Zaniolo. E diciamolo così, ragazzi, io adesso questo Vergani, lo dico onestamente, non lo conosco tantissimo. Ho visto le statistiche, ha fatto 10 partite nella primavera, 0 gol, ma non mi basta giudicare un ragazzo solo a base di dati, a base di cifre. Io non l'ho visto tanto, non l'ho seguito tantissimo, ma sicuramente è una scommessa. E se mandi via uno come Edin Dzeko per 10 milioni di euro, c'hai bisogno di qualcosa di più, di una scommessa lì in attacco. Non so chi giocherà il prossimo anno alla Roma. Forse Patrick Schick, ragazzi, che per 2 anni si è preso solo i soldi, si è mangiato i soldi, ha fatto un cazzo. Non lo so, veramente strano. Vedremo un po' chi prenderà la Roma. Io ripeto, non conosco tanto bene questo ragazzo che fa parte di questa trattativa. Giovane, non lo conosco bene. Però diciamolo così, in attacco mi sembra che abbiamo altri grandi talenti come Esposito, Salcedo, ragazzi che adesso ormai noi tutti abbiamo già sentiti, li abbiamo già visti un po' giocare, che sono dei grandi talenti, ed è chiaro, non potete portare tutti i giocatori della primavera nella prima squadra. Già se uno riesce è già una grande cosa, ragazzi, è così. Perciò mi sembra veramente un trasferimento più di funzionale, un trasferimento che mi piace tanto. Inoltre è stato un giocatore che è sempre stato voluto da Antonio Conte, ragazzi, già al Chelsea lo voleva. È uno che trascina la squadra, fa salire la squadra. Un bellissimo mix di tecnica e anche di forza fisica. E nel gioco di Conte lo posso ben immaginare che è un gioco davvero, ragazzi, molto fisico. Come un po' anche Felix Magath, ragazzi. Quando il Wolfsburg ha vinto 2007-2008 lì la Bundesliga, Felix Magath era un allenatore fuori di testa, ragazzi. C'erano giocatori che hanno detto nelle interviste che hanno vomitato. Non sto scherzando, vomitato durante gli allenamenti perché erano così duri. Ma tutte le sue squadre
squadre a livello di forza fisica erano veramente delle bestie, ovviamente queste pratiche adesso non si fanno più, non fanno neanche bene al cuore, così. Comunque si può dire, ragazzi, che un Edin Dzeko nel sistema di Conte, io lo posso bene bene immaginare, ha fatto anche tanti gol, è anche un buon finalizzatore, forse non un ottimo finalizzatore, un Icardi sicuramente c'ha più freddezza davanti alla porta, questo dimostrano anche tutte le statistiche, quante occasioni Icardi e Dzeko hanno bisogno per segnare, lì Dzeko c'ha bisogno di più, però c'è anche da dire, ragazzi, che è chiaro, quando tu fai la salire la squadra, partecipi alla manovra, poi è chiaro che tu nell'ultima parte, quando devi finalizzare, forse sei un po' meno lucido, sei un po' meno concentrato, è chiaro, quando tu invece non fai proprio niente, non partecipi alla manovra e giochi solo per quella l'ultima situazione, come l'ha fatto spesso Icardi, anche se c'è a dire negli ultimi mesi, prima che poi lui ha cominciato lo sciopero, così mi sembrava anche di essere un po' ammigliorato, questo è chiaro. Però, ragazzi, è ovvio, uno che gioca come Edin Dzeko, che spesso, anche quando la squadra non gira, quando la squadra non c'ha, quando la partita non c'ha flusso, quando non funziona bene, lui è spesso uno con questo mix di tecnica, di fisicità e di intelligenza, si può anche creare qualcosa da solo. Lui ha già fatto dei gol dove tu hai detto: cazzo, come ha fatto questo gol? Perciò lui è anche in grado di crearsi delle occasioni. Non è solo lì davanti ad aspettare che tutti giocano per lui. No, lui è anche in grado di crearsi qualcosa. Perciò Edin Dzeko mi piace un sacco e per questo sistema di Conte va davvero tanto tanto bene. Grande trasferimento e guardate qui, ragazzi, la Roma, guardate qui come si sta sciogliendo. Non la capisco, non la capisco. Iscrivetevi al canale di YouTube, lasciate un commento, anche se forse tifate la Roma, mi interessa la vostra opinione, cosa pensate di questa situazione, posso davvero capire la vostra rabbia da interista, però sono contento per questo trasferimento, ragazzi, sono sudato come il guanciale, sono sudato quando mettete il guanciale, quando esce tutto il grasso, questa è la mia testa in questo momento, ragazzi, perché fa troppo caldo. Fa troppo caldo qui in Baviera. Allora, purtroppo noi non abbiamo aria condizionata così perché la Germania è un paese dove il 90% dell'anno fa cagare a livello il tempo, fa spesso veramente cagare, perciò per quei momenti dove fa caldo non siamo ben preparati. È un po' così come quando nevica al sud a Napoli così. Allora, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale di YouTube, seguitemi su Instagram, passate anche sul secondo canale, importante, secondo canale dove ho fatto una nuova food challenge, sono andato in Thailandia, ho mangiato insetti, ragni, è un canale, ragazzi, non da prendere troppo sul serio, un canale dove ci divertiamo insieme. Iscrivetevi anche a quel secondo canale, vi aspetto, ragazzi. Allora, un abbraccio a tutti e ci vediamo in prossimo video. Ciao e forza Inter, sempre comunque e viva il calcio!